Buongiorno ai nostri telespettatori, eccoci pronti a condividere insieme i fatti del giorno. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali. Noi andremo ad approfondire, come di consueto, le pagine interne del quotidiano La Nuova del Sud e ci soffermeremo anche sugli altri quotidiani locali. In primo piano sono tanti i temi, dalla politica, ma soprattutto torna con prepotenza ad imporsi anche l'epidemia da Covid-19, perché in Basilicata, dopo circa oltre 8 giorni di tregua, si torna a contare i decessi. E noi vogliamo partire proprio da qui, perché sono state 2 le vittime che si sono registrate nella giornata di ieri, riportate nell'ultimo bollettino della Task Force regionale. Si tratta di altre 2 vittime, ne sono in tutto 4 in soli 3 giorni, 2 nell'ultimo bollettino. Positività che torna al 20%, però resta il dato relativo ai ricoveri, che fa ben sperare, soprattutto rinforzato dal numero dei guariti. Ci dice tutto Fabrizio Di Vito. Torna a salire il numero dei decessi da Covid in Basilicata. Dopo le 2 vittime di domenica e lunedì, ne sono emerse altre 2 nell'ultimo bollettino diffuso dalla Task Force regionale. Si tratta di 2 uomini ricoverati entrambi in pneumologia all'ospedale San Carlo di Potenza, un 89enne di Atella e un 67enne di Noepoli, che portano il computo totale a 882 vittime da inizio pandemia. Risale il numero dei tamponi processati e con esso quello dei nuovi casi. 1519 tra rapidi e molecolari, test di giornata con 305 positività tra i residenti e un tasso di positività che risale al 20%. Nel dettaglio sono 202 i casi emersi nel Potentino e 103 in provincia di Matera. Anche per via dei decessi calano ulteriormente i ricoveri, che in 24 ore passano da 67 a 65, 39 dei quali al San Carlo e 26 nel nosocomio di Matera. Un solo posto occupato in terapia intensiva, sempre a Potenza. Ma è vero e proprio boom di guariti, ben 859, 141 dei quali nel solo capoluogo di regione, che portano gli attualmente positivi sotto quota 28.000, per l'esattezza 27.966. E ci spostiamo in edicola, cominciamo la nostra rassegna stampa partendo dalla prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud. In primo piano c'è la questione del bilancio al comune di Potenza, un bilancio in deficit che attende appunto il salvataggio da parte della regione Basilicata, ma in questo caso è subentrata anche una sorta di ultimatum da parte del prefetto di Potenza. Andiamo a leggere: sciolgo il consiglio e arriva il salva Potenza. Il prefetto Campanaro diffida il comune di Potenza: 20 giorni per approvare il bilancio. La regione soccorre Guarente con i 40 milioni di euro che erano stati promessi. Sabato l'assise consiliare, il maxi emendamento della maggioranza blinda la manovra finanziaria, ma c'è il caso politico. Mancano all'appello i leghisti Zullino e Vizziello. Vediamo subito nella spalla, c'è il nostro editorialista Nino Grasso, che si occupa ancora di sanità. L'ASP snobba i sindaci sulle case di comunità. E poi andiamo al taglio centrale della Nuova del Sud. Ci sono 2 questioni, una di cronaca, una relativa, che si lega comunque alla cronaca, perché si lega in modo particolare alla pericolosità di un tratto stradale lucano. Stiamo parlando della statale 7, la Ferrandina Matera, teatro negli ultimi giorni di un incidente mortale. Quindi la Matera Ferrandina, dice La Nuova, è una strada della morte, però con milioni di euro per il raddoppio nel cassetto della regione già dal 2015, e ci sono altre risorse che sono state messe in campo nell'ambito del piano industriale di Ferrovie dello Stato. Sindaci, comitati, associazioni e associazioni tornano a sollecitare l'avvio dei cantieri dopo lo schianto fatale che si è verificato lunedì ed è costato la vita ad un 79enne di Chiaromonte. E poi ancora cronaca, tamponi rapidi abusivi e falsi operatori sanitari in AS di Potenza, il bilancio dei primi 4 mesi del 2022.
Andiamo al taglio basso, continuano a rimanere accesi e a restare alta l'attenzione sui fatti incendiari a Scanzano Jonico, dove nei giorni scorsi si è tenuto un presidio di Libera ed una manifestazione per dire no alla mafia, coincisa con il trentennale della strage di Capaci. Contiamo di riaprire a luglio, chi lo dice? Sono i gestori dei lidi che sono stati presi di mira dalla malavita. A Scanzano i gestori dei lidi incendiari pronti a rialzarsi, servono però aiuti concreti. E poi c'è la questione migranti, conclusa da due giorni del premio Nobel Jody Williams in Basilicata con il taglio del nastro dell'abitazione della pace. Tornerò presto. Turismo, settore in netta ripresa, ad aprile superati i valori nazionali. Vedremo poi all'interno questo il risultato di un'indagine che è stata condotta da un istituto che l'ha realizzata per conto della Camera di Commercio di Basilicata. E ci sono i festeggiamenti patronali a Potenza, San Gerardo, ai concerti in piazza potranno accedere solo 2.000 persone. Ieri c'è stato si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura proprio per delineare tutte le disposizioni per quanto attiene la sicurezza dello svolgimento degli eventi promossi quest'anno dopo due anni di stop, lo sappiamo, per la pandemia, soprattutto in modo particolare dall'associazione I Portatori del Santo. L'associazione si allinea, siamo al caso Potenza Calcio, dopo le tensioni arriva il sostegno al gruppo Macchia, quindi c'è un'intesa da parte dell'associazione di imprese che confluivano all'interno del Potenza Calcio, che appunto hanno trovato l'intesa con il gruppo Macchia, che ha rilevato la società e che è dunque diventato il nuovo patron del Potenza Calcio. Poi siamo a pagina 3, appunto, c'è l'approfondimento del titolo di apertura della prima pagina della nuova. Il maxi emendamento blinda il bilancio nonostante le defezioni dei leghisti Giulino e Vizzielo, 11 firme su 13 consiglieri della maggioranza, dentro i 40 milioni per Potenza, 3 milioni per i comuni in difficoltà economiche, 9 milioni di euro per il settore agricolo. L'altro sommario, 1 milione anche per i piani integrati della cultura, più risorse per persone affette da DSA, 300 mila euro per le società sportive, questi appunto tutti i finanziamenti messi in campo nell'ambito della manovra di bilancio della Regione Basilicata, che è stata discussa in Consiglio. Il prefetto però diffida il Consiglio di Potenza, bilancio in 20 giorni e sabato già convocata la sedute dell'assise consiliare. Siamo all'editoriale di Nino Grasso, l'ASP snobba i sindaci sulle case di comunità, regione totalmente del Consiglio di Comunità con il Consiglio regionale totalmente esautorato. Andiamo ad approfondire facendosi interprete dei 16 paesi dell'area sud della Basilicata. La sindaca di Chiaro Monte Valentina Viola ha lamentato la penalizzazione del presidio ospedaliero territoriale ospitato nel proprio comune, mentre nel piano predisposto dall'azienda sanitaria di Potenza compaia una sorpresa, anzi Corleto Perticare, Lago Pesole, Conavigliano al posto di Rio Nero in Vulture, Muro Lucano e Marsico Vetere. Dunque ci sono state queste manovre che sono state messe in luce dalla sindaca di Chiaromonte Viola e che insomma mettono in discussione quello che è l'operato dell'azienda sanitaria di Potenza. E poi ancora noi ci occupiamo adesso dell'emergenza criminalità a Scanzano. Oltre al presidio di Libera in spiaggia, come vi anticipavo in precedenza, il Comitato per la Sicurezza, che si è riunito nel comune di Scanzano, ha assicurato il rafforzamento dei controlli e degli strumenti di prevenzione. In arrivo altre iniziative però dei sindaci lucani, come ci spiega Michelangelo Russo. Scanzano non si arrende alla scia di episodi incendiari dei giorni scorsi, sia nei lidi Baia delle Scimmie e La Chicca che in un box deposito di proprietà di un ufficiale di polizia giudiziaria. Lo stato c'è e la riunione del comitato di sicurezza presieduto dal prefetto di Matera Copponi ha decretato il potenziamento dei controlli affidati a polizia, carabinieri e finanza, con l'ausilio dei rinforzi richiesti. Il commissario prefettizio ha assicurato che in tempi rapidi sarà implementato il servizio di videosorveglianza comunale
e specificamente sul lungomare con telecamere ad infrarossi anche negli altri comuni ionici del Materano. Da oggi abbiamo ricevuto anche dei rinforzi dal reparto anticrimine Campania che quindi rafforzeranno questo dispositivo di controllo. Abbiamo chiesto maggiore collaborazione anche da parte degli istituti di vigilanza perché ci segnalino tempestivamente alle forze dell'ordine qualsiasi evidenza. Lo stesso Copponi farà da pungolo per rendere operativa al più presto la locale caserma dei Carabinieri. Restano però le grosse perdite per i gestori con la stagione estiva alle porte, ma anche un appello da non disperdere. È una situazione davvero spiacevole, dicevano prima i gestori che hanno calcolato che perderanno le prime 5 settimane, ammesso che riescano a rimettere su con un importante investimento le loro strutture. Io credo anche di converso che questa situazione qui a Scanzano, che si è vista per altre circostanze, in qualche modo vada risolta e quindi l'appello non si può fare altro che ai cittadini. Capiamo chiaramente i loro timori e speriamo che almeno anonimamente possano far emergere, perché è impossibile che non si sappia in questo territorio chi sono i referenti, i mandanti o gli autori proprio materiali di queste situazioni. Sono cose che quando avvengono nei nostri comuni, volere o nolere, si sa facilmente. La necessità che oggi lo Stato, attraverso anche la Regione, possa intervenire anche con un contributo diretto a sostegno delle strutture balneari per permettere di poter subito poter riprendere in mano la propria attività, dare questo eccezionale e importante servizio alla comunità in un momento come questo che ha subito un blocco legato a questo fenomeno che va condannato da parte di tutti noi. Oggi la presenza anche nostra sta a testimoniare la nostra vicinanza. Chi non si è mai voltato dall'altro lato è libera Basilicata. Si cerca di colpire la parte buona del paese con fuoco e fiamme. Fa bene perché il nostro appello è stato condiviso dalla parte onesta di questa terra. Avremmo voluto ancora più gente, però l'importante è iniziare. Vicinanza anche dal sindaco di Matera, Bennardi. Dobbiamo lavorare ancora a presidiare tutti anche come amministratori il territorio, stiamo programmando qui un ritorno perché se non si ricostruisce questo lido e questi lidi vincono loro. E quindi è importante lavorare anche molto con le scuole, con i giovani. Io oggi ho inaugurato a Matera la Casa della Legalità, che sarà un luogo, intanto è confiscato alle mafie, ma sarà un luogo aperto ai giovani, agli studenti, perché dobbiamo ripartire da loro. Torniamo in edicola, siamo a pagina 6 del quotidiano La Nuova del Sud con in primo piano la cronaca giudiziaria. Clan Rivezzi sotto processo, operazione Iceberg, ieri la prima udienza davanti alla Corte d'Assise. Sono 25 gli imputati per la passata gestione del bar del Tribunale, le rapine e le estorsioni. Ieri spazio alle questioni preliminari e alle richieste di ammissione delle prove e dei testimoni. Nel taglio alto, grano duro, contraffatto, sequestro. Queste denunce anche in provincia di Potenza, maxi operazione della Guardia di Finanza in diverse regioni. 5 gli indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini, venivano utilizzati semi sprovvisti della prescritta certificazione. Nel taglio basso, omicidio grosso, slitta la sentenza. Rapolla è rinviato al 7 giugno il verdetto di primo grado per il 38enne Donato Antonio Acucella. E siamo a pagina 5 che si occupa, appunto, dove all'interno troviamo un pezzo relativo alla questione infrastrutturale in Basilicata. Riflettori accesi sulla statale 7, la nuova dice mortale, con il piano per il raddoppio nei cassetti della regione già dal 2015. Lo schianto di lunedì, costato la vita ad un 79enne, ha fatto riaccendere i riflettori sulla pericolosità
dell'Arteria Comitati, realtà associative ed esponenti politici tornano a sollecitare la messa in sicurezza della Matera Ferrandina. E noi vediamo qui nell'alto, ci sono due schede che ci dimostrano come già nel piano pluriennale dell'ANAS 2016-2020 vi erano stati finanziati dei fondi proprio per la realizzazione del raddoppio su questa strada, sappiamo bene, a scorrimento veloce, unico tratto che collega la Basentana alla 407, altra strada molto pericolosa, altra statale mortale, alla città di Matera. E poi vediamo ancora, tra vecchi finanziamenti e nuove risorse, tra cui figurano i circa 2 miliardi annunciati da Ferrovie dello Stato, ci sarebbero fondi a sufficienza per consentire la giusta accelerata alle procedure. E all'interno della pagina poi ci sono tutti i commenti, appunto, che insomma, sono stati diffusi all'indomani dell'incidente mortale sulla 7 Appia da parte dei sindaci, come pure da parte dei comitati cittadini. E in primo piano c'è anche un commento del Circolo Culturale La Scaletta, che ricorda altri fondi messi a disposizione dal Ministero per il Sud per mettere mano una buona volta al raddoppio di questa arteria diventata appunto molto pericolosa. E ora ci occupiamo di turismo in Basilicata, segnali molto positivi dal report di analisi economico territoriale analizzato da ISNART. Per conto della Camera di Commercio, la multistagionalità inizia ad essere un fattore concreto e vincente sia nelle strutture ricettive sia nel mercato privato. Mara Risola. Dopo il Covid il turismo lucano si avvia verso la ripartenza. Il 2021 è stato l'anno della ripresa, con una crescita significativa per la Basilicata che si attesta al 12,6% sul totale camere vendute rispetto al 2020. E il 2022 si prospetta un anno di ulteriore crescita, con un evidente fattore di multistagionalità dei flussi turistici. L'andamento stimato infatti registra il picco di variazione ad aprile, più 357,8% rispetto alle prenotazioni del 2020. Superando il trend nazionale. E questo è uno dei dati contenuti nel primo report realizzato da ISNART, l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, per la Camera di Commercio Lucana. L'indagine mette in luce il trend generale dei flussi, ben distribuito durante tutto l'anno. Luglio e agosto mostrano valori molto alti, ma anche in primavera e in autunno l'occupazione delle camere è mediamente più alta rispetto alla media italiana, grazie alla presenza di località molto attrattive come il comprensorio del Vulture, i Sassi di Matera, a Castelmezzano e Pietrapertosa, il Parco Nazionale del Pollino. Un beneficio enorme per una filiera che può contare su poco più di 5.000 imprese registrate e 16.000 addetti. I turisti che visitano la Basilicata inoltre provengono da altre regioni e fanno vacanze all'insegna di cultura e natura e del relax. La spesa media giornaliera lo scorso anno ha registrato un aumento significativo rispetto ai tempi pre-pandemia, incrementandosi da 56,1 euro a 76 euro a fronte dei 73 euro di media nazionale. Diminuisce al contrario la spesa media giornaliera sostenuta per l'alloggio, dato che riflette la caratteristica di una domanda turistica regionale prevalentemente escursionistica e di prossimità, con al più una notte di pernottamento. Siamo a pagina 8. Il caso di novità ne terremo conto, vediamo di cosa si tratta. Ancora monta la polemica su Cava di Monte Crugname. Il comitato dei cittadini incontrano l'assessore regionale all'ambiente Latronico, che attende di conoscere la posizione della soprintendenza per quanto attiene la realizzazione di una cava qui in questo territorio. Stiamo parlando del Vulture Melfese. E poi la renderemo più grande e forte. Jody Williams ha inaugurato ieri a Scanzano Ionico l'abitazione della pace. L'attivista ha incontrato alcuni lavoratori stagionali e scoperto la targa in onore di Betty Williams. Le sue parole: non ero mai stata a sud di Roma, ma ora che ho visto questa terra penso che ci tornerò spesso. E poi ci sono i saldi estivi. Stop alle deroghe. In Basilicata si comincia
comincia il 2 luglio, questo quanto dispone l'assessorato alle attività produttive della Regione Basilicata. Una particolarità, andiamola a vedere insieme, se ne va un pezzo di storia, addio al maestro costruttore della Zampogna, Lucania, si tratta di Antonio Forastiero, che lo vediamo qui nell'immagine nel suo laboratorio con la cucchia, la coppia di Ciaramelle. E noi ora ci occupiamo dei festeggiamenti patronali nella città di Potenza, è quasi tutto pronto per il ritorno dopo 3 anni della parata dei turchi e degli eventi in piazza Mario Pagano organizzati dall'Associazione Portatori del Santo. Intanto ieri si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, come vi dicevo, per disporre insomma tutte le iniziative affinché lo svolgimento degli eventi avvenga appunto senza criticità. Le principali novità le ascoltiamo insieme, ce le dice Celestino Benedetto. Dopo 2 edizioni saltate causa pandemia, Potenza può tornare a festeggiare San Gerardo con tutti gli eventi collaterali alla festa religiosa, non senza qualche accorgimento. Ad esempio i concerti che saranno organizzati in piazza Mario Pagano il 29 e il 30 maggio, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, potranno accedere circa 2.000 unità, motivo per il quale occorrerà prevedere i piani di sicurezza in entrata e in uscita con il classico metodo del contapersone. È la misura più significativa illustrata alla stampa dal prefetto del capoluogo Michele Campanaro a margine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Era necessario riportare alla memoria esattamente le prescrizioni di security e di safety che occorre organizzare in occasione di grandi eventi, e quello della storica parata dei turchi è sicuramente classificabile come un grande evento. Sono presenti migliaia tra figuranti e cittadini che parteciperanno alla giornata del 29, ma ricordiamo che la giornata del 29 è anticipata anche da altre manifestazioni, anch'esse importanti per la presenza che arricchirà le piazze e gli spazi della città di Potenza. Sono quelle misure che debbono garantire non soltanto il cosiddetto ordine pubblico, ma quelle misure che vanno assicurate perché sul profilo della cosiddetta safety tutto si svolga, perché non ci siano incidenti per la incolumità delle persone. Questo presuppone un importante dispiegamento di uomini. Occorrerà prevedere piani di sicurezza in entrata e in uscita con il classico metodo del contapersone. L'impiego delle forze dell'ordine lo stiamo stimando, perché appunto viene fuori all'esito delle indicazioni dei piani di sicurezza che, ripeto, debbono essere presentati dagli organizzatori sulla base della vecchia direttiva conosciuta come direttiva circolare Gabrielli, poi ripresa dal prefetto Piantedosi. E dal 26 al 30 maggio nel centro storico della città di Potenza, nella fascia oraria dalle 17 alle 6 del giorno dopo, sarà vietata la vendita di bevande alcoliche e in generale di bevande in contenitore di vetro, lo stabilisce un'ordinanza del comune. E siamo allo sport sulla Nuova del Sud e c'è il caso del Potenza Calcio. Sosteniamo il gruppo Macchia. Dopo le tensioni dei giorni precedenti, l'associazione Potenza 1919 si allinea, le diverse posizioni convergono verso il passaggio delle quote di maggioranza e il closing a inizio giugno. E poi andando avanti, c'è anche l'altra squadra che milita nel campionato di calcio di Serie C, il Picerno, che gioca ad anticipo, sistemate le scadenze Covisoc e le licenze infrastrutturali. Noie di tipo burocratico stanno facendo slittare la fumata bianca per l'ufficialità del nuovo allenatore. E poi noi andiamo avanti, continuiamo la nostra rassegna stampa andando a leggere il quotidiano del Sud. In primo piano c'è il bilancio che, dice il quotidiano, sbilancia il centrodestra. La maggioranza va all'incasso del grosso degli emendamenti con piccole concessioni al centro-sinistra. Un documento che distribuisce soldi e fa favori senza una visione e un piano di investimento per il futuro. Quindi passa la spesa di 40 milioni per salvare Potenza dal fallimento.
fallimento. Tra la ferrovia e la strada scelta la priorità sbagliata, questo nel commento della rubrica Il dibattito e le idee, e l'allarme per la statale 7, Stasi, basta ritardi, i fondi ci sono per avviare i lavori del raddoppio. Potenza rendiconto, l'avviso del prefetto, 20 giorni per votarlo, la cava a me, il filatronico al comitato, stop in caso di novità, l'assessore, l'iter non si cancella, l'intervista al segretario del Partito Democratico Lucano, la regina non scioglie il nodo Policoro e il PD non è una caserma, dice. Nel taglio basso, Solimando boss anche dal carcere, la Cassazione gli attribuisce il potere di guidare dalla cella gli affari del suo clan. Policoro, da 7 anni, detenuto con l'accusa di far parte della cosca degli Zingari di Corigliano. Scultori lucani, addio l'insalata Sgarbi, lo volle alla Biennale il personaggio forastiero, addio al maestro anche delle zampogne. Questi dunque i due ricordi di due artisti lucani. Matera, Piazza Per il mercato ortofrutticolo rischia di scomparire, Potenza Calcio Macchia potrebbe prendere l'80% delle quote entro il 30 maggio, l'uscita di scena dell'ex patron Caiata. E vediamo un attimo, ci dobbiamo recuperare il quotidiano La Gazzetta di Basilicata, eccolo qui. Potenza, arrivano i turchi ma occhio alla sicurezza, e a Matera si infiamma la polemica sulle pedonalizzazioni. Dunque riflettori puntati della Gazzetta di Basilicata sui due capoluoghi lucani. Il Savla Potenza infiamma l'aula, consiglio fino a tarda ora per il bilancio. E poi c'è l'approfondimento, violenza di genere non convince, il reddito di libertà, calcio serie D semifinale playoff, il Francavilla ospita la Nocerina, tennis serie C, il TC Potenza conquista il titolo regionale, e c'è il ricordo di Forastiero, ultimo grande zampognaro, scomparso il maestro noto in tutta Italia. E poi andiamo ancora a leggere le pagine nazionali, siamo sul Corriere della Sera. In primo piano resta di rilievo il conflitto russo-ucraino, piano di pace, il no di Mosca, Medvedev boccia la protesta, la proposta italiana di Maio è solo allo stato embrionale. La guerra a Mariupol, trovate altri 200 corpi tra le rovine, grano ucraino, il primo treno in Lituania. Siamo sul quotidiano La Repubblica e c'è la scelta di Papa Francesco alla guida della Conferenza Episcopale Italiana. Papa Bergoglio sceglie il vescovo Zuppi, il cardinale Zuppi, cardinale degli ultimi, l'arcivescovo di Bologna e il nuovo presidente della CEI. E poi ancora Putin affama il mondo, von der Leyen segni di una crisi globale del cibo, la Cina pronti a mediare per i corridoi nel Mar Nero, Orbán blocca ancora l'embargo sul petrolio, missione di Draghi in Israele per discutere di gas e Ucraina, Di Maio, Medvedev, scontro sul piano di pace italiano. Andiamo avanti, siamo sulla Stampa. Oligarchi, il pugno dell'Europa, il piano per confiscare un tesoro di 350 miliardi, ma Orbán tiene duro sullo stop al petrolio di Mosca, cresce la tensione sul grano, Londra vuole inviare al Royal Navy, e qui si legge un po' male, jet russo-cinesi sul Pacifico, Xi risponde a Biden. E poi siamo sul Libero che si occupa di politica, il Corriere prepara la trappola per Giorgia, via Solferino sogna l'accordo PD Fratelli d'Italia, l'obiettivo è evidente, distruggere il centrodestra e la Meloni. Dunque abbiamo Libero che si occupa di quello che farà invece il Corriere della Sera. Armi puntate contro Draghi, Mosca ride il piano di pace di Di Maio, senza senso, trovata l'intesa sui balneari, ma è caos sugli aiuti a Kiev.
Sul giornale di Milano, truffa sulla spesa, aperta un'inchiesta, confezioni uguali, meno prodotto, stesso prezzo, il fenomeno è esploso con l'inflazione e l'antitrust, indaga, intanto l'Unione Europea ci bacchetta sul debito, balneari c'è l'accordo ma Draghi non cede su PNRR e atlantismo. Siamo su Avvenire che ci riporta ancora la scelta di Papa Bergoglio della guida della Conferenza Episcopale Italiana, una chiesa che parla a tutti, Zuppi nominato presidente CEI. Nella terna votata dai vescovi il Papa sceglie l'arcivescovo di Bologna, passato dalle mediazioni in Mozambico alle borgate romani. Battaglia per il Donbass che almeno sia l'ultima, e quanto ci dice appunto il quotidiano cattolico L'Avvenire. Siamo invece sul Fatto Quotidiano. L'antimafia di Draghi, c'è aria di liberi tutti, il jacuzzi di Gratteri da Costanzo, il premier sa solo di finanza e la restaurazione, i politici si vendicano su noi PM. Caltanissetta dopo lo scoop di Report, Capaci, pista nera, perquisito il cronista PM, impossibile arrestare Rina prima, Allora, i cablogrammi dell'ambasciata americana, i report della CIA nel 1986, la Pax mafiosa dopo il Maxi e Di Pietro su Borsellino. Dunque si torna indietro nel tempo alle indagini per le stragi che si sono verificate, così come anche per le indagini. Sappiamo che è entrata nel vivo anche l'udienza che vede coinvolto l'ex del pool di Mani Pulite Piercamillo Davigo. Noi concludiamo qui la nostra rassegna stampa, perché vedo arrivato già in studio il nostro esperto meteorologo Gaetano Brindisi, al quale insomma gli diamo il nostro buongiorno e vi lasciamo alle sue previsioni del tempo. C'è tanta curiosità anche per quanto attiene quelle che saranno le previsioni soprattutto per il fine settimana. Non so se ce le potrai anticipare, perché naturalmente si svolgeranno le festività patronali a Potenza. E grazie per averci seguito, ci sono le previsioni meteo con Gaetano Brindisi. Buongiorno, grazie Mariolina, buongiorno a tutti. Effettivamente c'è molta attesa per le festività del Santo Patrono di Potenza per il fine settimana. Previsioni ancora piuttosto difficili, se vogliamo, perché c'è questa depressione che si sta formando sul Mediterraneo occidentale, che nel fine settimana dovrebbe, secondo molti modelli previsionali, spostarsi verso il sud, quindi provocare un peggioramento. Però diciamo che domani scioglierò il dubbio, ancora oggi c'è tanta incertezza sulla traiettoria di questa depressione, quindi dovrebbe peggiorare il tempo, però ancora c'è qualche margine di cambiamento, quindi domani, che siamo a 3 giorni dall'evento, cercherò di essere più chiaro e sceglierò insomma i dubbi che ancora oggi esistono. Nel frattempo vediamo la nostra regione come si è svegliata. Ce ne siamo accorti tutti, ancora una volta cielo sereno, sempre un po' lattiginoso, sempre quest'aria giallastra nel cielo, perché come dicevo ieri c'è aria da sud in quota, quindi c'è sempre un po' di sabbia, perché ce ne siamo accorti tutti naturalmente, le temperature sono decisamente al di sopra delle medie di almeno 10 gradi nelle zone interne, un po' più miti sulle zone costiere miticate dal mare. Vediamo la webcam di Pignola questa mattina, ecco benissimo, si vede dietro la montagna, offuscato un po' dai raggi del sole che sorge da est, si nota Serranetta, una montagna a 1400 metri alle spalle di Pignola in direzione est. E per il resto vedete cielo sereno, vediamo questo cielo sereno anche sulla città di Potenza. Ecco, questa vede proprio il serpentone, il rione del serpentone di Via Tirreno, con le scale mobili di Santa Lucia, e in fondo si notano il massiccio della montagna dei Lifoi, che arriva circa a 1230 metri, insomma situazione di bel tempo anche sul lato occidentale. Abbiamo visto il lato orientale, diciamo la prospettiva orientale, ora vediamo verso ovest, anche lì si nota un po' di velatura, vedete verso il Salernitano in fondo, ma siamo
siamo davvero con nubi alte stratificate dettate da questo flusso di aria calda che viene da sud. Andiamo a vedere la scala, su scala europea il satellite che cosa ci mostra. Ancora una volta vediamo queste perturbazioni che piano piano cominciano a guadagnare terreno, cominciano a guadagnare spazio sull'Italia settentrionale soprattutto. Vedete, ora è la Francia che viene fuori dalla perturbazione, che nel frattempo ha raggiunto il nord, dove il tempo è in forte peggioramento. Già ieri ci sono stati dei numerosi temporali e anche oggi sulla scia degli episodi di ieri avremo nuovi fenomeni molto forti, mentre il sud rimane protetto dall'alta pressione e da questo flusso caldo che porta sì della nuvolosità, ma è una nuvolosità sterile che non produce fenomeni. Vediamo l'immagine sulla scala italiana proprio, e si nota il cielo che è completamente sereno sulla parte meridionale della Calabria, centro meridionale della Sicilia. Un po' di nubi alte stratificate sono presenti sulla parte orientale della nostra regione, sul Materano, ma vedete da ovest, come vedevamo, dal Salernitano, comunque non arrivano nubi significative, imponenti, ma solo delle velature che appunto vanno a offuscare il cielo. Quindi con questa premessa vediamo le previsioni. Per quanto riguarda la giornata di oggi, con la cartina di Meteo 7, una Basilicata che vede una Basilicata all'insegna del bel tempo, con nubi sì alternate a ampi spazi di sereno. Abbiamo visto al satellite una parte della regione con nuvolosità più o meno irregolare ma senza fenomeni, un'altra parte della regione con cielo sereno, ma nel corso della giornata si susseguiranno questi eventi tra cielo sereno e cielo nuvoloso, quindi avremo alternanza di schiarite e annuvolamenti, ma soprattutto nubi sempre piuttosto alte, stratificate, traslucide così vengono definite, quindi che lasciano passare comunque i raggi del sole seppur attenuati. Le temperature in ulteriore aumento oggi sulla parte interna, vedete 30 gradi su Potenza, così come 30 gradi verso Brienza, abbiamo anche su Maratea 31 gradi, più calda addirittura la parte del Vulture Melfese, 32 a Melfi Genzano con 33-34 gradi tra Venosa e Lavello, insomma valori eccezionalmente alti per il periodo, non sono record, naturalmente abbiamo avuto valori più caldi a maggio, però sicuramente sono al di sopra delle medie di moltissimi gradi. Più mite, come dicevamo ieri, il vento da sud-est porta ancora l'aria che viene dal mare piuttosto ancora fresco per il periodo, e vedete solo 26 gradi, solo se così possiamo dire, 26 gradi su Policoro, e anche in Matera non dovrebbe superare i 30 gradi per via della una brezza prolungata che viene dal mare, che porta appunto refrigerio, nel senso che non arrivano quelle temperature che si registrano nell'interno. Andiamo alla giornata di domani, una giornata che ancora una volta vede forte peggioramento, forte maltempo al nord, in parte sulla Sardegna, mentre da noi aumenta la nuvolosità, quello sì, ma nel complesso rimangono temperature piuttosto calde, ancora una volta vedete spiccano i 30 gradi un po' su tutte le regioni, su tutti i comuni della nostra regione, pochi saranno i centri al di sotto dei 30 gradi. Soprattutto la parte ionica a ridosso del mare, lì non andremo sicuramente a toccare i 30 gradi perché i venti continuano a essere da est-sud-est, quindi portano aria più mite. La nuvolosità in alcuni casi potrebbe portare delle debolissime precipitazioni sotto forma di acqua e sabbia, alla fine avremo un po' di sabbia se laddove si verificheranno queste precipitazioni, ma nel complesso una situazione che vede un certo deterioramento, quindi non avremo più cielo sereno poco nuvoloso, ma tendenzialmente un cielo nuvoloso, nubi alte stratificate ma più spesse, più compatte, quindi qualche pioggia occasionalmente mista a sabbia potrebbe verificarsi. Per quanto riguarda poi il fine settimana, ho detto domani farò il punto della situazione, soprattutto per la festa qui a Potenza di San Gerardo. E attualmente i modelli ancora indicano un peggioramento generalizzato sull'Italia centro-meridionale. Vediamo domani se c'è qualche cambiamento oppure se dovremo confermare questa previsione di maltempo che speriamo venga scongiurato. Comunque per il momento è tutto, buona giornata con i programmi della Nuova TV e arrivederci, a domani mattina allo stesso orario.